siamo nel centro di Taranto, ci stiamo gustando un bel caffè. Francesco, hai visto che bella città che abbiamo? Una città fantastica. Stupenda. Alza un po' la voce, Francesco. Stupenda. Città pulitissima, come dice il nostro, igienizzata. Abbiamo un sindaco fantastico. Pensa, i cassonetti pulitissimi. Non c'è un sacchetto per terra. Mai visto. Mai visto. I cassonetti vengono svuotati, i mattoni vengono stricati, sgrassati, igienizzati. C'è molta gente che non usa più deodoranti, no. Profumi, si mette davanti ai cassonetti e si inebria. Non c'è più bisogno, e promana dai cassonetti un odore di pino silvestre. Poi pensa un po', Francesco, i bus fantastici, puntualissimi. Non si incendia mai un bus. No, non esiste, prova a Taranto, grazie a Dio. Velocissimi, puntuali. Ora avremo anche le BRT, voleranno. Voleranno sui terrazzi. Dai terrazzi. Dai terrazzi. Poi, Francesco, hai visto una città, sindaco Melucci, è una ricchezza, una risorsa per Taranto. Certo. Con le sue ordinanze abbiamo chiuso l'Ilva. Ora l'Ilva è stata bonificata, stanno per realizzare qualcosa come Disneyland. Uno schiocco di vita. Di vita, certo. Pensa un po', la manutenzione degli alberi. Qui abbiamo dei bellissimi alberi, perfetti, hai visto? Assolutamente. Alza un po' la voce, stanno Francesco, bene. Sennò poi Rinaldo Melucci si deprime. No, non vorrei poi che... Non sentendo i tuoi apprezzamenti, poi può deprimersi. Pensa che città culturale, gli ipogei, tutti aperti. Sempre aperti, 24 ore su 24. È un sindaco che è stato molto modesto, perché lui ha detto in campagna elettorale ho fatto 100. Ma non ha fatto 100, ha fatto 10.000, ma poi pensa a tutto quello che ha fatto dopo le elezioni. Fantastico, veramente. Già a partire dall'ospedale. L'ospedale. Si è battuto per l'ospedale. Come si era battuto? L'eccellenza. Aveva detto in campagna elettorale mi batterò per l'ospedale, ora invitano le persone in visita. Anche se stai bene, ti invitano. Ecco. E poi pensa, è un sindaco che si è battuto per l'aeroporto, ora abbiamo i voli civili, passeggeri da Grottaglie. A Bari e Brindisi non va più nessuno. No, tutti abbiamo messo in ginocchio Bari e Brindisi. Pensa, Melucci è uno di due anni, ecco, che sta mettendo Emiliano in riga, lo sta bacchettando, comanda Melucci, visto? Pensa, stanno facendo a cazzotti varie città italiane per avere Rinaldo Melucci candidato sindaco. Così assurdo. Lo vogliono perché è bravo. Io spero che rimanga qui a Taranto. Ma io sono preoccupato perché se non... Speriamo se, che non va via. No, perché finito il secondo mandato. Non è possibile un terzo. Pensa che perdita che saranno problemi nostri. Il miglior sindaco della storia, Francesco. E poi, Francesco, hai visto che cosa ha fatto per i giochi del Mediterraneo? Un impegno enorme. Hai visto lo stadio? Lo stadio bellissimo. Fa multifunzione. Sì. Pensa, è più bello dell'Allianz Stadium, sì. Del Bernabeu, qualcosa di fantastico. Penso che la prossima Champions League si giocherà la finale a Taranto. Probabilmente sì. E pensa poi a un sindaco che gira la città. Ovunque. Sempre a tutte parti. Ovunque. Alza la voce, Francesco. Stai facendo. Sempre a tutte parti. Pensa, sembra che abbia... Dice, ma questo che c'ha il dono dell'ubiquità, come Sant'Antonio, come Padre Pio, ovunque, noi stiamo qui e all'improvviso lo vedono, persino all'Idazzurro, come le apparizioni della Madonna, le apparizioni di Melucci, in tutta la città, è qualcosa di grandioso, sta camminando tantissimo. Specialmente di notte. Di notte, di giorno, pensa un po', cammina tanto che è dimagrito, hai visto che fisico, longilineo, da apprezzare. Non per lui. Però, per Rinaldo... ti devi fermare, non devi girare troppo, perché con questo caldo poi è pericoloso, tu c'hai moglie, figli, noi perdiamo. Non mai sia signore. E poi pensa, Francesco, noi dobbiamo essergli grati, certo. Dobbiamo far sentire il nostro affetto e basta con questa gentaglia che dice che Taranto è sporca, è disordinata, c'è lo schifo, è gente invidiosa. Sono gelosi di Melucci. Ah, Francesco, stavamo dormendo, ci eravamo addormentati, stavamo sognando. Mi sa proprio di sì.
tutte queste cose erano solo un sogno. Sapete qual è la verità? E il sogno rimarrà. Che Taranto è ridotta una merda. Con questa amministrazione Taranto è diventata una merda. Che piaccia o no. Buonanotte a tutti.